dopo la delusione sugli esiti della conferenza sui cambiamenti climatici di Copenaghen, la quasi totalità delle imprese italiane è comunque pronta a rimboccarsi le maniche e proseguire gli investimenti su energie rinnovabili ed efficienza energetica. È quanto emerge da un sondaggio effettuato dall'associazione Kyoto Club e presentato a Roma nel corso del convegno annuale dell'organizzazione, in cui si è fatto il punto sugli sviluppi di Copenaghen, un vertice da cui ci si aspettava certamente di più sul fronte delle iniziative internazionali per ridurre le emissioni. Il Kyoto Club, come ogni anno, a febbraio ricorda l'anniversario in cui si è ratificato il protocollo di Kyoto e quindi è entrato in vigore. Quest'anno è un anno particolare, siamo un paio di mesi dopo Copenaghen dove ci si aspettava un salto di qualità, cioè da un impegno esclusivamente relativo ai paesi industrializzati di riduzione delle emissioni di gas climalteranti a un impegno più globale. Purtroppo sappiamo che la macchina diplomatica si è inceppata, si è ottenuto risultato ma diciamo molto parziale e quindi adesso bisogna ripartire. Ripartire da dove? Ripartire dal basso e infatti è interessante l'azione che molti comuni stanno portando avanti in tutto il mondo. Ricordiamo il patto dei sindaci a livello europeo che vede ben 288 comuni italiani che partecipano per ridurre le emissioni di almeno il 20% nel 2020 e soprattutto c'è una grande novità che è la green economy. Cioè in questo momento, malgrado la crisi nel 2009, il settore del fotovoltaico e soprattutto dell'eolico è cresciuto l'eolico del 31% rispetto all'anno precedente, ormai c'è una massa critica di economia verde che preme e che è la garanzia che si vada ad un cambiamento. I governi seguiranno, l'ecodiplomazia è in difficoltà, ma l'economia spinge per un cambiamento. Per Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club, la scommessa imprenditoriale si gioca sull'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale. È però necessario che la politica metta in campo indicazioni e regole certe, ma anche i cittadini devono fare la loro parte. Quali saranno le prossime iniziative del Kyoto Club? Ma intanto continuare con l'azione di formazione. Il Kyoto Club fa molti corsi di formazione per pubblici dipendenti, per manager di società private, perché riteniamo che la formazione e l'informazione sia un punto essenziale in questo campo. Quali azioni intraprenderete per sensibilizzare i cittadini? Sono delle iniziative, molte iniziative sono già in corso d'opera e altre ne prenderemo nei prossimi mesi. Riguardano per esempio una iniziativa molto a cui teniamo molto, è un bosco per Kyoto, cioè la riforestazione anche nelle nostre città, non soltanto a pensare che la riforestazione o la deforestazione sia un problema di paesi lontani, su cui certo per esempio bisogna impegnarsi contro la deforestazione in Amazzonia, ma riforestazione può significare anche una città migliore, le nostre città più vivibili e fare anche un gesto importante dal punto di vista della riduzione delle emissioni di carbonica e dell'assorbimento delle stesse. Le chiediamo tre azioni concrete che il cittadino può compiere per contribuire alla tutela dell'ambiente sulla scia appunto della campagna del Kyoto Club. Ma il primo punto riguarda la questione energetica. Noi nelle nostre case possiamo fare moltissimo, sia scegliendo elettrodomestici, lampadine, qualsiasi apparecchiatura diciamo che risparmi energia. Ormai ce ne sono sul mercato, ce ne sono tante e possiamo fare molto. L'altro, sempre sulla questione energetica, riguarda i comportamenti, magari appunto essere più attenti a non lasciare tutto in stand-by, lasciare le luci accese, diminuire anche quello. Terzo, ancora sull'energia, sono oggi possibili interventi anche economicamente convenienti per i cittadini per scegliere impianti rinnovabili. Il solare fotovoltaico oggi nel nostro paese è finalmente partito, decollato, sono oltre 700 megawatt quelli che abbiamo installato nell'ultimo periodo, si possono fare delle cose molto buone, anche molto belle con il solare.